Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Chiamavano la cocaina con il nome di vini pregiati, 6 le persone tutte con precedenti penali arrestate dalla polizia a Crotone, registrati agli agenti centinaia di cessioni di droga, anche una tredicenne utilizzata per lo spaccio. Hanno minacciato di lanciarsi nel vuoto dopo essere saliti sul tetto della sede della polizia municipale a Rossano, la protesta di 3 operai questa mattina nel comune di Corigliano Rossano. Hanno protestato nel piazzale della cittadella regionale i tirocinanti della regione, in 300 rivendicano il pagamento delle spettanze e la ricollocazione in enti pubblici e privati per come previsto dei bandi regionali. Cittanova ha ricordato con una solenne cerimonia le vittime innocenti della mafia sul territorio. Incidente nella notte a Rombiolo, nel Vibonese, a perdere la vita un 25enne, il giovane è morto sul colpo. Buonasera dalla redazione del TG3. Dunque, chiamavano la cocaina con il nome di vini pregiati. 6 le persone, tutte con precedenti penali, arrestate dalla polizia a Crotone. Gli inquirenti hanno registrato centinaia di cessioni di droga e c'era anche una tredicenne che veniva utilizzata per lo spaccio. Sentiamo. Fai il messaggio, dici che mi servono 20 bottiglie di vino. Se per stasera o domani mattina. Sì. Mi servono le 20 bottiglie per mio cugino che c'ha la comunione domani. È possibile stasera o domani mattina? Eccole le intercettazioni telefoniche che hanno chiuso il cerchio sullo spaccio di sostanze stupefacenti, portando al blitz della polizia di Crotone, che questa mattina ha arrestato 6 persone nel corso dell'operazione denominata Sommelier. I 6, tutti con precedenti, avevano messo in piedi un vero e proprio supermercato della droga, concentrato nella città pitagorica e nei paesi vicini, che coinvolgeva a vario titolo numerose persone. Il blitz scattato nella notte ha interessato in particolare il quartiere di Via Acquabuona, noto per essere un luogo in cui, secondo le indagini, lo spaccio avveniva alla luce del sole, con cadenza pressoché quotidiana e per l'intero giorno. Gli investigatori della squadra mobile, nel corso di un'indagine coordinata alla procura di Crotone, hanno monitorato per diversi mesi i protagonisti di questa attività, pedinando e filmando nei movimenti ed effettuando diversi sequestri. Il vino usato per confondere chi era in ascolto, da qui il nome dell'operazione. Nelle numerosissime intercettazioni raccolte si commissionava la preparazione della droga, che poi veniva ritirata presso le abitazioni degli arrestati, i quali non esitavano a fare ricorso anche a minori per garantirsi l'efficienza dello spaccio. Addirittura i poliziotti hanno anche documentato come in diverse occasioni anche la figlia tredicenne di uno degli arrestati venisse impiegata nella preparazione e nella cessione della cocaina. La bambina era talmente addentrata nel contesto criminale in cui viveva da comprendere esattamente il significato delle richieste del padre, nonostante questi, per timori di essere intercettato, impiegasse un linguaggio criptico. Infatti la droga veniva chiamata in diversi modi, fra i quali vino, bottiglie e in un caso anche carabinieri. Dice a mamma che c'è bello anche te. Dice a mamma che c'è bello. Usai. Usai, dice. All'operazione coordinata dalla mobile di Crotone hanno preso parte anche i poliziotti del reparto prevenzione crimine di Cosenza, oltre alle unità cinofile di Vibo. Oltre ai 6 arrestati, la polizia ha denunciato altre 16 persone accusate di concorso nello spaccio, a cui è stata applicata la misura dell'obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Una rete capillare, una rete molto efficiente, sono state documentate centinaia di cessioni di cocaina alle persone più disparate, dai professionisti ai ragazzi. Purtroppo abbiamo riscontrato il coinvolgimento di adolescenti nell'attività di spaccio. Questo deve dare la misura della gravità del fenomeno e dell'allarme che deve interessare tutti quanti, non solo noi che siamo impegnati nella repressione, ma anche le altre istanze della società civile.
Lasciamo per il momento la cronaca, la pagina del lavoro con la protesta dei tirocinanti a Catanzaro. In 300 rivendicano il pagamento delle spettanze e la ricollocazione in enti pubblici e privati per come previsto dai bandi regionali. Lavoro! Gratis non chiediamo niente. Parlo a nome di tutti i miei colleghi, che siamo tanti, tanti, tanti. Mamme e papà di famiglie, ci sono anche bambini qui davanti stamattina. Quindi chiediamo ai signori che sono sopra, visto che noi li abbiamo votati e sono lì anche a causa nostra, causa o merito, non lo so, di farsi vedere e di darci risposte precise. Chiedono risposte concrete in merito alla propria situazione i tirocinanti precari che lavorano per diversi enti pubblici e vedono lontana la stabilizzazione. Oggi si sono ritrovati alla cittadella di Catanzaro per manifestare il loro disappunto per uno status che lede i loro diritti e crea forti preoccupazioni. Noi vogliamo lavorare, allora noi vogliamo una continuità lavorativa, quindi che ci siano misure di politica attive consone alla nostra condizione. Noi non siamo stanchi di lottare, lotteremo fino alla morte, siamo tutte persone di una certa età che hanno scelto di vivere nella legalità e di non ricorrere a forme subdole di sbarcare il lunario. Quindi noi chiediamo che ci siano continuità innanzitutto nei tirocini nell'immediato e poi forme di stabilizzazione, forme di contrattualizzazione, di stabilizzazione che dir si voglia, per assicurare dignità al nostro lavoro. Erano stati convocati lo scorso 15 maggio per trovare una soluzione programmatica verso la stabilizzazione di migliaia di persone che attualmente vive la precarietà del lavoro, ma non è andata come sperato. Ci hanno liquidato con quattro parole, pur non avendoci ricevuto il giorno 15, dove avevamo avuto come CSA un invito tramite PEC dall'assessore Robbe, la quale la mattina ha ricevuto e tutti i colleghi dei sindacati, il pomeriggio ha ritenuto opportuno non riceverci e nemmeno venirsi a scusare per 5 minuti, ma frettolosamente ha mandato il dirigente a dirci che avevano cose più urgenti da fare e che quindi non potevano dedicarci del tempo. Sull'argomento tirocini e lavoro bisogna assumersi responsabilità e anche precisi impegni che vadano verso la stabilizzazione di uomini e donne che attendono ormai da troppo tempo. Noi siamo gli ultimi precari d'Italia, dopo di noi con la legge Poletti non esisteranno più i precari sotto forma di tutela, quindi noi chiediamo l'istituzione di un bacino intanto di tutela, perché non possono prendere migliaia di persone e buttarle così. E questa mattina hanno minacciato di lanciarsi nel vuoto e 3 operai saliti sul tetto della sede della Polizia Municipale di Rossano. Da 1 anno e mezzo senza lavoro si occupavano del servizio verde pubblico cittadino. L'intervento del commissario prefettizio ha convinto i manifestanti a sospendere la protesta. Per noi Gianluca Pasqua. È stato necessario l'intervento del commissario prefettizio del comune di Rossano, il dottor Bagnato, per convincere i 3 dipendenti del servizio verde pubblico del comune di Rossano a interrompere la protesta iniziata questa notte e scendere dal tetto del palazzo dove ha sede il comando della polizia locale. I 3 operai, che fanno parte di un gruppo di 12 in servizio per conto di una ditta in appalto fino a 1 anno e mezzo fa, hanno inscenato la protesta questa notte verso le 2:30. L'amministrazione comunale di Rossano, una volta scaduti i termini, aveva indetto la nuova gara, alla quale però non ha risposto nessuna ditta. Diversi gli incontri e i tavoli con le sigle sindacali, che finora non hanno ancora determinato nulla sul futuro degli operai. Minacciavano di buttarsi giù se non avessero ricevuto risposte concrete. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri. Poi la svolta. Il commissario prefettizio Domenico Bagnato ha incontrato i lavoratori, ha ascoltato le loro richieste e li ha rassicurati, promettendo che in queste ore indirà una gara a termine ridotto che darà la possibilità entro 8 giorni di impegnare circa 120.000 euro e impiegare i 12 operai per 3 mesi. Una soluzione tampone che dà un momentaneo ristoro agli operai, poi sarà il comune unico ad occuparsi della vicenda. Ci hanno appena dato la conferma che domani pubblicano la gara e fra 8 giorni ci danno il lavoro per 3 mesi, così è l'accordo col commissario che ci ha dato quando la polizia, i carabinieri. Noi siamo andati con la fiducia, aspettando veramente fra 8 giorni, se no fra 8 giorni qual è il problema? Non c'è avuto 10 anni.
Alluvione del 2015 a Rossano e Corigliano, ebbene al via i risarcimenti, chiuso il procedimento con il pagamento del 50% dei danni a 154 agricoltori. L'11 e il 12 agosto del 2015 furono due giorni drammatici per i comuni di Corigliano e Rossano per l'alluvione che colpì i centri e lo Ionio Cosentino. Ebbene, adesso a distanza di quasi 3 anni da quell'evento arrivano i primi rimborsi per gli agricoltori. I danni furono ingenti, ettari ed ettari di terreno allagati e invasi dai detriti, produzioni agricole distrutte. L'alluvione che si verificò in piena estate spazzò via impianti di irrigazione e danneggiò la viabilità rurale e le stalle. Ad annunciare la messa in pagamento da parte della Regione dei risarcimenti a 154 agricoltori è la Coldiretti. Il contributo è di circa il 50% sui danni accertati per un totale di 2 milioni di euro. Certamente un ristoro dovuto e necessario per gli agricoltori che hanno subito oltre 4 milioni di euro di danni e con la maggior parte che ha dovuto ricorrere alle banche per ripristinare la messa in produzione dei terreni e delle infrastrutture aziendali, sottolinea il presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro, che aggiunge: gli eventi estremi sono ormai una costante, una battaglia dagli importanti risvolti economici che non consente cali di attenzione, pena la marginalizzazione dei territori. Anche per questo va incentivata attraverso i consorzi di bonifica quella necessaria opera di regimazione delle acque con interventi specifici e lineari contro il dissesto idrogeologico. Entra nel vivo la campagna elettorale a Casali del Manco, presentate liste e programmi in vista delle amministrative del prossimo 10 giugno. La lista del Movimento 5 Stelle è stata la prima a debuttare, a presentarsi agli elettori a Casali del Manco. La sfida per le amministrative del prossimo 10 giugno. A sostenere il candidato sindaco Peppino Curcio, gli aspiranti consiglieri, anche il senatore Nicola Morra. Nel programma dei pentastellati la valorizzazione dei borghi, unire nella differenza l'ambizione del Movimento che in vista dell'appuntamento elettorale era uomini e donne che hanno deciso alcuni di cimentarsi nell'agone della politica per la prima volta. L'esperienza amministrativa connota la lista del Movimento Voci in Cammino, candidato a sindaco Salvatore Iazzolino, ex primo cittadino di Casole Bruzio. Attaccamento al territorio, crescita e professionalità. Ognuno degli aspiranti consiglieri ha presentato un proprio curriculum vita. Nel corso degli interventi sottolineata l'importanza di un appuntamento con la storia, in campo anche i giovani che, è stato sottolineato, hanno accettato di mettersi in gioco per dare un contributo nell'importante realtà presilana. Maglietta bianca e simbolo ben in vista per futuro in comune, candidato a sindaco Nuccio Martire, in passato primo cittadino di Pedace. Illustrate le opportunità che con le risorse destinate a Casali del Manco, 1.900.000 euro l'anno, è stato ribadito, consentiranno lo sviluppo di paesi che hanno deciso un cammino comune. 10.079 abitanti, come sottolineato nello slogan, un solo cuore. È entrata nel vivo la campagna elettorale. Cittanova ha ricordato con una solenne cerimonia le vittime innocenti della mafia del territorio. In principio il polo della legalità a Cittanova, la struttura nata con i fondi PON per la sicurezza, era stato intitolato a Francesco Vinci, giovane militante del PC che nel 1976 fu vittima innocente e involontaria di un agguato ndranghetista. Poi una sala della stessa struttura è stata dedicata al valoroso vice brigadiere dei carabinieri Rosario Iozia, ucciso da sicari dell'ndrangheta nelle campagne di Cittanova. Ieri, per rimediare al torto subito e non far passare le altre vittime innocenti di 'ndrangheta, per l'esattezza 9 tutte cittanovesi per vittime di serie B, l'amministrazione comunale con il sindaco Francesco Cosentino ha voluto celebrarle con un parterre d'eccezione, soprattutto per spegnere ogni polemica nata all'indomani di quel 40° anniversario della scomparsa di Francesco Vinci. Noi siamo nella memoria che viviamo e allora attraverso questa memoria per le nuove generazioni significa davvero tanto, perché significa consegnare loro un'eredità straordinaria di persone che insomma ci hanno preceduto e che si sono impegnate anche, no? Per la legalità, per la giustizia. Molte persone erano semplici cittadini che si sono trovati purtroppo
in posti particolari sono stati oggetto di crimini davvero assurdi. Anche per loro, direi soprattutto per loro e per tutti coloro i quali si sono impegnati per la legalità, per la giustizia, per la liberazione di questa terra, significa davvero tanto poter fare memoria e poter consegnare ai giovani questa grande eredità. Ci spostiamo adesso a Bovalino per la conferenza stampa che ha riguardato la strada Bovalino-Bagnara. Si torna a parlare di Bovalino-Bagnara, la superstrada che alla pari della nuova 106, quest'ultima in parte realizzata, rappresenta un sogno che sembra sul punto di concretizzarsi, ma poi la mannaia dei rinvii e delle possibilità mancate allontana il traguardo. Eppure che questa arteria sia un'occasione di trasporto importante con effetti positivi sulla velocità ed efficienza dei movimenti su terra è un fatto che non può essere smentito. Ieri a Bovalino, nel corso di una conferenza stampa, è stato ribadito questo concetto, come è stato annunciato l'impegno di andare fino in fondo e ridare fiato al progetto. In effetti l'opera ha grande priorità per Bovalino e i comuni vicini. La realizzazione della Bovalino-Bagnara infatti consentirebbe un avvicinamento veloce fra i comuni della Locride meridionale e quelli della Piana a sud della costa tirrenica reggina. Sarebbe un risultato eccellente. Più volte e più leader politici hanno puntato molto su questa opera, poi ciclicamente arenatasi. Adesso c'è nuovo entusiasmo e anche idee ambiziose per arrivare alla realizzazione completa del progetto. Certo, le comunità interessate sperano, ma bisogna stare anche attenti alle infiltrazioni mafiose e a garantire totale trasparenza sulle procedure previste. Però, se c'è la volontà di fare qualcosa di concreto, sperare è lecito. Almeno da Bovalino arriva questo segnale. Giovanni Bombardieri, da oggi procuratore capo a Reggio Calabria, ieri cerimonia di commiato a Catanzaro, vediamo. Da stamattina il procuratore capo di Reggio Calabria, ieri però l'ex procuratore aggiunto di Catanzaro Giovanni Bombardieri ha voluto salutare i colleghi del distretto nell'aula magna della Corte d'Appello. È stato un onore lavorare in questa procura, ha detto. Bombardieri, arrivato a Catanzaro nell'ottobre del 2012, ha ricordato il lavoro fatto insieme al procuratore Vincenzo Antonio Lombardo e l'aggiunto Giuseppe Borrelli. Abbiamo posto le basi, ha aggiunto, per questo rinnovamento che ha trovato lo sprint con il procuratore Nicola Gratteri, che è riuscito a trasformare questa macchina, come dice lui, in una macchina da guerra. È una procura, ha aggiunto, che può affrontare qualsiasi situazione, che ha una capacità di approccio nei confronti dei fenomeni criminali di ordinaria e di DA veramente elevato. Da stamattina a Reggio dei colleghi, arriva allo stretto, ha detto, è un ufficio di grande tradizione, colleghi bravi, motivati, che hanno dimostrato fino ad oggi, sotto la guida sapiente dei precedenti procuratori, di fare bene il loro lavoro, che hanno ottenuto tanti successi. E adesso a Polistena, dove il sindaco Tripodi bacchetta la città metropolitana sulla viabilità. Bacchettata del sindaco di Polistena alla città metropolitana, in particolare al settore della viabilità, per conclamata inadempienza sull'ordinaria manutenzione della SP4, la circonvallazione che attraversa la cittadina. Il primo cittadino, Michele Tripodi, parla di inerzia, spedendo una diffida ad agire a chi di competenza. È evidente l'inerzia del settore viabilità nel provvedere a rimuovere i pericoli e il totale degrado in cui versa la circonvallazione di Polistena, di esclusiva competenza della città metropolitana di Reggio Calabria. Sterpi e rovi, fa presente Michele Tripodi, insidiano la carreggiata. Ambo i lati, la segnaletica orizzontale è completamente inesistente, l'illuminazione degli svincoli non funziona, l'asfalto in più punti è danneggiato, i canali di scolo delle acque sono otturati determinando frequenti allagamenti dell'arteria. Tutto questo, continua ancora il primo cittadino, determina, oltre che uno stato di pericolo costante per chiunque percorra la strada, che non vede alcun intervento di manutenzione, almeno da un anno a questa parte, un danno all'immagine della stessa comunità di Polistena. Chiunque entri nella nostra città, aggiunge l'amministratore, non può non notare lo stato di abbandono della circonvallazione che, a differenza di come è tenuto il resto della città urbana, non passa inosservato.
Incidente oggi pomeriggio sulla statale 107 a Rende, due veicoli per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati all'altezza dello svincolo di Piano Monello, lo scontro tra un'auto e un furgoncino che trasportava frutta, il mezzo si è in parte ribaltato riversando il carico sulla carreggiata, feriti entrambi i conducenti che sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Cosenza. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Una lettera con minacce è stata recapitata al comune di Caolonia. Le minacce sono rivolte al sindaco Caterina Belcastro, eletta lo scorso anno, e alla sua giunta. Insieme alla missiva è stata allegata anche una foto del primo cittadino ritagliata da un giornale. I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini. Un 25enne, Antonio Arena, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Rombiolo, nel Vibonese. Il giovane avrebbe perso, per cause in corso di accertamento, il controllo della vettura andando ad impattare contro un muro. L'auto si è ribaltata più volte. Avrebbe per anni perseguitato una vicina di casa, disposto dal GIP del Tribunale di Lamezia Terme il divieto di avvicinamento per un uomo di 53 anni. Le indagini sono state avviate a seguito delle denunce della donna. Le molestie che hanno generato un grave stato di ansia e paura hanno costretto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. Bancarotta fraudolenta, beni per oltre 5 milioni di euro sono stati sequestrati alla Guardia di Finanza di Vibo, 4 gli imprenditori denunciati. Dalle indagini è emerso che gli amministratori di due società in prossimità del fallimento avrebbero compiuto una serie di atti per azzerare le garanzie patrimoniali verso i creditori, distraendo merce e beni ed effettuando donazioni verso congiunti e società del gruppo, proseguendo così l'attività attraverso un'altra società creata ad hoc. Pietro Canale, l'imprenditore edile di Reggio Calabria indagato nell'inchiesta Martingala condotta dalla DDA Regina, è tornato in libertà dopo la revoca della misura degli arresti domiciliari disposto dal giudice per le indagini preliminari, il quale ha escluso attuali esigenze cautelari. E adesso a Rende, dove Polimnia promuove l'anteprima della Traviata. Diffondere la cultura musicale, soprattutto quella operistica, sostenere e promuovere le risorse e i talenti esistenti sul territorio, valorizzare le giovani promesse della lirica offrendo loro l'opportunità di un debutto nell'opera. Sono questi gli obiettivi dell'Associazione Culturale Polimnia di Rende, che ha presentato al Piccolo Teatro dell'Unical Aspettando la Traviata, un'anteprima dell'opera completa di Giuseppe Verdi. Questa sera è stata un'anteprima di quello che poi sarà un progetto più compiuto dell'opera per intera, integrale, con orchestra che verrà realizzata fra un paio di mesi insieme ai partner di questo progetto, il Conservatorio Giacomo Antonio per l'orchestra, poi ci sarà l'Università, il Coro di Reggio Calabria, la scuola Leonardo da Vinci per la realizzazione dei costumi, quindi un progetto più compiuto. Questa sera ne abbiamo visto una parte. I personaggi dell'opera sono stati interpretati dai partecipanti alla masterclass del soprano Fiorenza Cedolins, mentre i testi, narrati da Rosa Cardillo e Mario Lino Stancati, sono stati redatti dal musicologo Vincenzo Grisostomi Travaglini, che ha curato anche la regia. Fare un lavoro, essere insieme con dei giovani è sempre estremamente propositivo, perché è un dare e avere. Io do quella che è la mia esperienza e loro in cambio mi restituiscono il loro entusiasmo, che per me è altrettanto prezioso. A Cosenza, conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Miss Italia in Calabria 2018. Ai nostri microfoni Linda Soriano, agente regionale Miss Italia e responsabile della Carly Fashion. Miss Italia Calabria ai nastri di partenza. Sì, oggi iniziamo ufficialmente con la conferenza stampa e non potevamo appunto che iniziare dalla nostra Cosenza, quindi abbiamo scelto proprio il salotto della città, che è appunto Piazza 11 Settembre, e tra poco appunto presenteremo il nostro staff e inoltre parleremo di tante novità che ci saranno quest'anno in questa nuova edizione. Miss Italia non solo bellezza, le ragazze non devono essere solo belle, non basta più.
portiamo avanti appunto il concetto che oltre la bellezza c'è anche una testa, quindi bello ma non bello non esiste più. Infatti anche la patrona Patrizia Medigliani quest'anno porta avanti un concetto anche molto importante, che Miss Italia fa la differenza, ovvero che il concorso è aperto anche a donne, mamme, mogli, Miss Italia anche di colore, quindi l'importante è avere la nazionalità italiana. Vediamo il caso di Danny Mendez, anche quest'anno la nostra Samira Lui è diventata seconda classificata facendo varie ospitate insomma nei vari programmi, per cui il concorso è anche cambiato, si è evoluto per fortuna. Patrizia Medigliani è a sostegno delle donne e io porto avanti insomma queste sue teorie. Un'altra novità di quest'anno è il corpo di ballo, perché noi abbiamo proprio costituito un corpo di ballo con, guidati appunto dalle coreografie di Lia Molinari. E ovviamente quest'anno ci sarete sempre voi a sostenerci con la vostra televisione, quindi siamo contenti che per il secondo anno le nostre appunto selezioni andranno in onda sulla rete Ten. Le serate verranno poi trasmesse, verranno mandate in onda anche su Ten, canale 10, che è la nostra televisione ufficiale, quindi chi ovviamente non ha la possibilità di seguirci, perché poi mi rendo conto che fare tutto il tour non è facile, da spettatore appunto può sintonizzarsi su Ten e vedere le selezioni. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Insiste una goccia di aria fredda in quota in azione sul Mediterraneo centro-occidentale. Sul nostro territorio avremo ancora dell'instabilità pomeridiana che si propagherà anche sul Mar Tirreno tra la prossima notte e la mattinata di domani. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione, con possibili piogge e locali rovesci sul Cosentino. Instabilità nelle ore centrali della giornata su tutti i rilievi principali dal Pollino all'Aspromonte, con locali sconfinamenti dei fenomeni ai versanti ionici del Cosentino, del Catanzarese e del Regino. Temperature in leve calo nei valori massimi. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani avremo inizialmente poco mosso il Tirreno per venti calmi. Nel corso della mattinata a disposizione dei venti moderati dai quadranti occidentali, con moto ondoso in aumento fino a divenire mosso. Lo ionio risulterà poco mosso, tendente a mosso il settore Catanzarese e Regino, con venti da maestrale moderati. Rimarrà poco mosso il Golfo di Corigliano per venti deboli di direzione variabile. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro TG, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.